troviamo in compagnia di Manfredi. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao, grazie mille. Grazie a te. Io vorrei inaugurare questa chiacchierata partendo da Hollywood. È un brano che devo confessarti mi ha colpito sin dal primo ascolto, ma prima di dirti il perché, lascerei la parola a te chiedendoti quali sono i pensieri e quali sono gli stati d'animo che ti hanno accompagnato durante la fase di creazione di questa canzone. Certo, allora, questa qua è una canzone che io ho iniziato a scrivere in un momento un pochino molto particolare, che arriva in realtà alla fine di tutto quanto il disco, nonostante sia poi la prima che pubblichiamo. Era un periodo, io uscivo da una relazione che per me era stata importante, il primo amore, via dicendo, e allora, sai, ne parlavo con gli amici, non l'avevo vissuta benissimo, è la prima storia che finisce, e ne parlavo con gli amici, cercavano anche di consolarmi, poi io sono molto emotivo. Però tutti quanti mi dicevano, certo che però anche tu te le cerchi, anche tu te le cerchi. Ed è una frase che me la dicevano così spesso che dopo un po' ho detto, ma mi ci Ti sei devo mettere a autoconvinto di questo, pensare, no? certo. Ed è effettivamente, ho detto, ma perché me le cerco? È perché effettivamente me le cerco un po'. Cioè, mi sono reso conto che trovo un certo fascino nelle storie complicate, nelle relazioni che un po' funzionano, un po' no. Perché secondo me sono quelle che ti riescono a muovere di più. Io sono una persona che vive molto la routine, cioè una routine tra università e via dicendo. Quindi nei rapporti cerco qualcosa che mi porti fuori dalla routine, ma penso che sia una cosa che accomuna un pochino tutti, no? Cioè vogliamo qualcosa che ci spinga a cambiare, qualcosa che ci emozioni, che ci porti fuori dalla quotidianità. Perché la felicità piatta, semplice, dopo un po' ci annoia. Se tu pensi ai film. I film, tu hai il protagonista che per tutto quanto il film gli va male tutto, soltanto alla fine trova la felicità e poi il film finisce. Cioè non vedi mai il protagonista felice, perché la felicità un po' annoia. E quindi da questa consapevolezza è che mi piace solo quando è complicato, sì, ma tanto, perché sogno anch'io una storia da film, ma forse perché sono giovane, ancora troppo giovane, non lo so. Ecco, di sicuro il dipinto, l'affresco che ne è venuto fuori è, come dite voi giovani, un po' preso male, nel senso non rido per cinismo, ma rido perché francamente ci siamo passati tutti a qualsiasi età e francamente lo trovo un pezzo immedesimabile, perché non c'è niente da fare, alla fine ci si riconosce più facilmente in tematiche di questo genere, piuttosto che ne so, nel ragazzino che fa trap, che ti racconta che di quante macchine ha in garage, di quanti abiti griffati ha nel proprio armadio. Ecco, mi piacerebbe immedesimarmi in quel tipo di narrazione, però trovo che sia più facile arrivare a parlare comunque di una storia finita, eccetera, eccetera, di temi più universali. Quindi vorrei rigirarti questo tipo di riflessione chiedendoti se raccontare questo dolore che hai vissuto e di riflesso possono vivere tutti, in qualche modo lo consideri un valore aggiunto per la tua poetica o in generale comunque per la poetica in generale, anche dei tuoi ascolti, non so, degli artisti che, i tuoi riferimenti musicali, eccetera, eccetera. Certo, allora, bisogna dire che effettivamente sta andando molto la presa male nella musica, soprattutto nell'indie. E beh, mi viene in mente una citazione che sono quasi convinto che sia di Tenco. Io scrivo solo canzoni tristi perché quando sono felice esco. E secondo me, cioè, questa è un'età, l'adolescenza, qualche anno dopo, 20, 25, 30, via dicendo, in cui ci prendiamo male per delle cose, dopo ci rendiamo conto che erano cose più piccole, però lì per lì le viviamo davvero al 100%, ci lasciamo trasportare da questa tristezza, questa malinconia delle volte, e secondo me scrivere, ascoltare musica che parla di quelle cose aiuta sia ad esorcizzare sia anche a conoscersi, perché secondo me come reagisci ai momenti di tristezza, come li superi, quelli ti fanno capire di te più di quanto riesci a capire dai momenti di felicità. E quindi, non so, parlare di queste tematiche a me piace, mi piace anche pensare che magari qualcuno in un momento triste, difficile, ascoltando una canzone, si senta capito e dice, dai, però tutto sommato dopo va bene, tutto sommato dopo passa. Quindi sono tematiche che a me piacciono, ma nemmeno ci penso, mi viene naturale parlare di quelle cose. Come dici nella canzone, a volte siamo un po' anche noi che ci infiliamo in situazioni complicate, anche come dicevi prima, perché ci invaghiamo della tipa strana o del tipo sbagliato. Ce ne andiamo un po' a cercare. Ad un certo punto, però,
scatta quella consapevolezza e ti rendi conto che le cose sono destinate anche a finire. Da una parte è orribile perché l'accettazione è la fase più, però dall'altra ti senti anche più leggero e dici vabbè, è andata, è finita, doveva andare così, ciaone. Ecco, ti chiedo, come lo si riconosce il punto di non ritorno? Se lo hai capito, io no. Quando ti accorgi che è Sì, finita? sì. Allora, nel mio caso è stato molto. Io sono una persona che cerca di sistemare i rapporti, sistemare le situazioni. Nel momento in cui però dicono: guarda, cioè davvero è finita così, non voglio più, non voglio più riparlarne, per me è chiusa, lì ti arrendi. Secondo me è anche una questione di fascino a un certo punto, no? Cioè, a un certo punto devi capire che è finita. Però io ho avuto quella fase in cui no, beh, ma poi magari ci ripensa, no, ma magari è soltanto un momento. E c'è stata una frase del mio manager, che davvero mi ha cambiato la prospettiva della vita in un certo senso, che è questa: nessuno scende da cavallo per andare a piedi. Cioè, se ti ha lasciato, se è chiusa, è perché c'era di meglio per lei, c'era di meglio secondo lei, quindi rassegnati e visto che alla fine la ruota gira, se c'era di meglio per lei, c'era di meglio anche per te. E quindi, niente, a quel punto dici, ok, andiamo a cercare che cosa c'è di meglio. E magari la cosa che davvero devi cercare di fare, secondo me, in quelle situazioni è non darti al cinismo. Cioè, se ti dai al cinismo e inizi a non piacerti niente, magari una persona che ti piace un sacco inizia a vederne soltanto i difetti, però a un certo punto te ne accorgi perché dici, ok, devo andare avanti, basta. E secondo me quello è il punto in cui davvero ricominci a godertela di più. Dal punto di vista musicale mi hanno molto colpito anche le sonorità, che non sono poi così struggenti, cioè il sound è bello potente, ricco di strumenti. Se ci fosse stato, che ne so, un solo strumento, un pianoforte, sarebbe stato molto più pesante, tra virgolette, passami il termine. Quindi sicuramente mi ha colpito questo contrasto, tra sonorità e ovviamente mood emotivo. Come siete arrivati a questo risultato sonoro insieme al tuo producer che è Matteo Cantalupi? Sì, allora ho lavorato con Matteo Cantalupi, lui è davvero bravissimo, ha questa capacità di prendere un pezzo bello e trasformarlo in un capolavoro. E perché la scelta? Secondo me il mettere un pianoforte, sai, soprattutto quelle canzoni piano voce, avrebbe appesantito tanto. Devo dire, molto del lavoro l'ha fatto Matteo perché lui ha molto più orecchio di me su queste cose. La scelta di avere un ritornello che parte, va, è forte, quasi un grido, è anche proprio per dire sì, ok, cioè ti è andata male, però sì, vai avanti, cioè gridalo che ti è andata avanti, superala, e piuttosto che metterti lì a darci troppo peso, sì, va male a tutti, Certo. dillo, prendi il tuo tempo, però la musica, cioè è forte la musica, cioè vai avanti, capisci? Sei Certo, di comunque. incoraggiamento in questo caso, Sei nei certo. tuoi anni migliori, cioè dai il 100%, non puoi buttarti a terra. Certo. Giusto per avere più completo il quadro e offrire anche un servizio a quelli che stanno guardando questa intervista, ti chiedo quali sono i titoli di questi film che in qualche modo a cui fa riferimento, che in qualche modo hai citato nella tua testa. Come Allora. reciti testualmente, se no la vita poi fa schifo e sembra tutto un po' più cringe. Cioè, diciamolo, qualche titolo così magari a qualcuno evita di vederli, questi mi Certo, no, no, faccia sono film compagnia. che assolutamente vanno visti secondo me, cioè io sono convinto che, cioè è vero che tu dici, Ma cavolo, so, dopo, quel non film, durante, no, dai, non no, durante. no, no, non durante, Durante. dopo, Ah, dopo. sì, beh, perché ti aiutano dopo, però sono dei film che nonostante tu dica, cavolo, però il film è molto meglio di come me la sto vivendo io, però ti fanno venire voglia di cercare quella cosa, e quindi ti spingono a vivere ancora di più, tra cui c'è Notting Hill che io ho citato proprio nella Citato. canzone. Poi io in quel periodo era il periodo Julia Roberts e c'era Pretty Woman che con Richard Gere, quello è un capolavoro di film. Poi un pochino più teen, Remember Me, Ah, bellissimo. bene. E adesso sto rivalutando 500 giorni insieme, si dovrebbe chiamare. E poi c'è Sì. un film che io non consiglio, perché è un film che io non sono riuscito a vedere di fila, perché mi fa stare malissimo, ed è in italiano Se mi lasci ti cancello, in Ah, inglese sì, non certo. mi ricordo più neanche,
C'è quel Con film. Jim Carrey, giusto? Sì, peraltro io quello stavo cercando un film con Jim Carrey per fare la serata ignorante con gli amici. Cioè io venivo da Jim Carrey che fa scemo e più scemo, capisci? Sì, Metto cioè, su quel la film. settimana d'addio, yes, man, tutti Sì. quelli lì, poi invece no. Cioè, Ace Ventura. io metto su quel film e in lacrime dico, ma quando è che si inizia a ridere? Però quel film è davvero bello, cioè ti lascia dentro un vuoto, però davvero bello. A parte comunque questa parentesi goliardica, a parte gli scherzi, credo che sia importante questo messaggio perché il dolore fa parte della vita di ciascuno di noi. In qualche modo dobbiamo accettarlo e la musica può essere anche un modo per esorcizzarlo, no? Certo, assolutamente. Allora, io reputo che tutte quante le emozioni vadano vissute, cioè non devi costringerti a essere sempre felice perché non puoi essere sempre felice, allo stesso tempo non puoi pensare che sarai sempre triste, perché se non puoi essere sempre felice non puoi essere nemmeno sempre triste. Quindi prenditi il tuo tempo per stare male, quando devi stare male per qualcuno, per qualcosa, però comunque il concetto è ogni cosa deve aiutarti poi ad andare avanti, deve aiutarti a vivere un'altra storia. Che magari poi finisce male anche quella, però all'interno di una storia hai anche il momento in cui sei felice, in cui sta bene, e secondo me quel momento in cui stai bene vale il prezzo di quel momento in cui poi stai male. È giusto viverla al 100%. Ok, facciamo un brevissimo salto indietro nel tempo perché sei giovanissimo. Tu sei nato in provincia di Salerno, ti sei trasferito a Milano all'età di 3 anni. Raccontaci un po' come ti sei avvicinato alla musica. Ah certo, allora io a Salerno ho vissuto in realtà pochissimo appunto e siamo poi saliti per lavoro, che è storia classica. Mio nonno suonava il pianoforte, lui era anche appassionato di poesia, però sai, a Salerno era ancora troppo piccolo, avevo 3 anni, quindi ancora non ero riuscito a. Quando sono venuto a Milano, io abitando nell'Interland, l'Interland è davvero noioso, cioè devi trovare qualcosa da fare, se no impazzisci, se no stai tutto il giorno, non so, a girare. E cercando qualcosa da fare ho provato vari sport, ma lo sport non è assolutamente la mia strada. E un mio amico mi dice: senti, ma perché non ti metti a suonare la chitarra? E inizi a suonare con me. Lui suona la tastiera, lui adesso suona un sacco di strumenti, produce. E ho iniziato a suonare. Suonando ho conosciuto altri musicisti, sempre qua in zona, però erano tutti quanti veramente, veramente bravi. Cioè dei chitarristi con una tecnica allucinante e io non riuscivo a stare al loro livello e questa cosa un po' mi pesava, perché io cavolo, però non ci arrivo. Allora ho detto basta, inizio a suonare la chitarra acustica, e così mi faccio i miei 4 accordi, le mie canzoni e da lì ho iniziato anche a scrivere. Poi, mettendo delle cover su Facebook, dei miei amici mi hanno scritto dicendo: guarda, noi studiamo in SAE, stiamo iniziando a fare delle prove, registrare, via dicendo, ti va di registrare una canzone con noi? Allora, registro una canzone con loro, in un armadio peraltro, perché, Infatti, volevo sai, chiederti perché, infatti, era la prossima domanda. Ok. Allora, perché se tu non hai uno studio professionale fatto bene, i giubbotti sono fonoassorbenti in qualche modo, no? Ah, quindi Al posto dei. sonorizzano in qualche modo Sì, la. migliorano la qualità del suono per le voci soprattutto. Sai che di solito ci sono i pannelli fonoassorbenti, non Ma lo avendo. sapevi o lo hai scoperto mentre. No, l'ho scoperto perché me l'hanno detto loro, cioè loro cioè, sono molto bravi, adesso hanno il loro studio, Ok. però all'epoca avevamo questi strumenti in un certo senso anche di fortuna, ecco, no? E poi io questa demo l'ho inviata a Fulica, a varie etichette della zona, e con Fulica poi abbiamo iniziato a lavorare sempre più seriamente con la musica, e grazie a loro ho avuto la possibilità di lavorare con produttori bravissimi, tra cui Matteo Cantaluppi, ma anche con Simone Sproccati, col quale ho lavorato tanto al disco e mi ha fatto crescere tantissimo il lavoro con lui, con Leopari, e avendo avuto modo di lavorare con tanti artisti, poi ho continuato a scrivere e adesso, diciamo, sono un pochino più in carreggiata. Poi mi ha colpito un altro aneddoto, a parte quello dell'armadio. Hai inciso la tua prima canzone il giorno prima dell'esame di maturità. Cioè, io il giorno prima della mia maturità ero al concerto di Laura Pausini, sempre per parlare di cose Ok. sfuggenti, tra l'altro. Comunque, un po' a tutti capita in fase adolescenziale, ci siamo avvicinati comunque alla scrittura, abbiamo composto, sai, sul diario piuttosto che con le note vocali del cellulare. Ecco. Per quanto ti riguarda, più precisamente, quando hai capito che quella cosa faceva per te, che scrivere, fare canzoni, poteva essere una strada oltre che un passatempo? Allora, la verità è che io non l'ho mai capito, cioè me l'hanno detto, io sono una persona
assolutamente non pessimista, però nel senso scrivo canzoni, dico come me lo fanno in tanti, ho iniziato a lavorare alle canzoni e Fulica, la mia etichetta, e Loris e Nicola lavorano per Fulica, cioè anzi sono Fulica, sono proprio Fulica, e mi dicevano guarda che cioè, è davvero forte questo pezzo, facciamone un altro, continua a scrivere, continua a lavorare. E loro, io li vedevo sempre più convinti, sempre più gasati da questa cosa e ci credevano quasi più di quanto ci credessi io. E dopo un po' ho detto, cioè, boh, se loro ci credono così tanto, considerando che non gliene viene in tasca niente, se non appunto portare avanti questo progetto, e forse devo iniziare a crederci un pochino di più anch'io. E da lì ho iniziato a lavorare sempre di più e adesso Hollywood sono curioso di vedere come va, il disco sono curioso di vedere come va. Però diciamo sono un po' sulle spine per tutto, fin quando non vedo che non esulto, non è niente. Perché Manfredi? A cosa si deve la scelta del tuo nome d'arte? Allora, il mio nome d'arte nasce quasi al contrario, cioè nel senso a me Manfredi è sempre piaciuto molto come nome, lo trovo molto elegante, molto sobrio, non so, mi è sempre piaciuto molto. Quando si trattava poi di dover scegliere un nome d'arte, e avevo questo Manfredi che mi suonava in testa. Perché tu non volevi E utilizzare il tuo nome reale. no, non sono grande fan dei nomi reali, scusami, per la musica, perché secondo me il fatto di avere un nome d'arte ti dà la possibilità di amare l'artista e odiare la persona, oppure odiare l'artista ma amare la persona. Metterli su due piani, insomma. Esatto, su due piani Ok. diversi. E però ho detto Manfredi, però deve avere anche un significato bello, perché non posso scegliere un nome d'arte così per nulla. E allora, andando a cercare, ho visto tra le varie interpretazioni, ce n'erano davvero 2000, una che mi piaceva un sacco, riportava Manfredi come traduzione di amico dell'uomo. Ho detto, beh, ma è un concetto bellissimo da applicare alla musica, no? Cioè, quante volte ti è capitato che tu magari sei triste o sei felice, ascolti una canzone e sembra che parli di te, sembra, ti senti capito dall'artista, Come no? dicevamo prima, assolutamente, Esatto, proprio certo. come dicevamo prima, e quindi ho detto, ok, è questo. E da lì poi non l'ho mai cambiato, non ho mai pensato a cambiarlo. E oramai viene quasi naturale, cioè non ci penso nemmeno. Quali ascolti hanno accompagnato la tua crescita, ti hanno influenzato? Allora, come ascolti, io grande fan dell'indie, ho iniziato, ma penso con un sacco di gente, con Calcutta. Ho scoperto Calcutta con le piano session, sai, quelle in quella stanza bianca. La prima canzone che ho ascoltato è Che cosa mi manchi a fare? E cosa mi manchi a fare? E il mio primo impatto è detto, no, ma cos'è sta cosa? Che cosa significa ricordami le olive sono buone? Quindi prima fase del negazionismo, no? Che secondo me ce l'abbiamo avuto tutti. Poi dopo un po' era un continuare, andare ad ascoltarla, e da lì dicevano, ah, però Calcutta, ma tu non sai che lui ha lavorato con Contessa? Allora ti vai a sentire i cani. Dopo i cani ho tutti quanti gli amici, ma lo stato sociale, ma le luci della centrale elettrica, e da È lì un poi... attimo che ti fai tutta la E, do, musica e, do, indie, sì, cioè. dopo ti fai tutta quanta la musica indie, perché almeno quando ho iniziato io la musica indie era davvero poca gente, c'era l'Orso, c'era le luci della centrale elettrica, lo Stato Sociale, via dicendo, e dei giornalisti poi li ho conosciuti sempre di più con l'etichetta, avendo il manager in comune, e poi beh, da lì ho iniziato ad ascoltare tutto quanto l'indie, però anche molto pop, molto... Ascolto anche tanto... Cantautorato? Cantautorato Cantautorato quello? dipende. Dipende, cioè per esempio Dalla, io sono convinto che se tu prendi le canzoni di Dalla e le fai uscire adesso, spacca uguale. Cioè la cosa che mi sorprende, mentre De André per dire, no? De André è molto collocato nel suo tempo, Molto cioè legato, sì. esatto, è proprio un artista di quegli anni, non puoi cioè, suonarlo ora facendolo sembrare moderno. De André parla di quegli argomenti. Dalla invece no, Dalla è eterno, è questa cosa che mi piace un sacco. De Gregori lo sto scoprendo ultimamente. Vado a periodi, alcune canzoni sì, alcune canzoni no, e poi io sono uno che si fissa con le canzoni, cioè per esempio l'altro giorno Alice, tutta la mattina, dopo un po' basta, non ce la faccio più a sentire Alice, e quindi vado a periodi. Però sì, anche il cantautorato. Ok, veniamo a questo 2020, alla pandemia che ci ha in qualche modo portato uno stravolgimento epocale nelle nostre abitudini. Tu ti sei laureato da poco, in ingegneria, immagino non in presenza, giusto? Ti laureo giovedì. Ah, ti laurei? Guarda, la tua Laureo biografia giovedì. dice che sei già laureato, però. Ah, Fantastico. davvero? Perché ho finito gli esami. No, ok.
Ma ti laurei di persona o ancora le sessioni No, sono... di persona, di persona. Ah, dai, meno male. Quindi ti chiedo un po' come li hai vissuti questi mesi e come sei riuscito a coniugare la musica, lo studio e comunque la vita di un 22enne, Certo. con quello che è successo poi. Allora, beh, il periodo del lockdown io penso che sia stato veramente una di quelle cose che nessuno si sarebbe mai aspettato, cioè se me l'avessero raccontato non ci avrei mai creduto. E ne ho approfittato per essere davvero produttivo, cioè non so come dire, i primi giorni ho detto sì, sto in casa, rilassato, però poi mi sono reso conto che avevo molto più tempo a disposizione perché non avevo gli spostamenti per l'università. E non c'era la possibilità di uscire chiaramente, e quindi non si usciva, e quindi ne ho approfittato per finire gli esami, per la musica, ne ho approfittato molto per scrivere. Poi oramai abbiamo questa fortuna, in un certo senso, che con i computer, via dicendo, siamo in realtà continuamente connessi con tutti. Quindi il fatto di stare a casa mi ha dato anche la possibilità di finire con gli esami, portare avanti il disco, la musica, e adesso ancora sto seguendo a distanza. E le lezioni, e quindi questo qua è un modo anche per avere più tempo, chiaramente considerando però la situazione assolutamente spiacevole che c'è stata. Sei riuscito comunque a far bilanciare tutto, perché già non è facile studio, musica, portare avanti tutto. Immagino che questo abbia rallentato come in tutto. Ah, beh, sì, musicalmente a noi ci ha rallentato moltissimo perché giustamente nel rispetto delle regole non si poteva andare in studio, non si poteva uscire nemmeno dal proprio comune, Sei quindi figurati. tornato a registrare nell'armadio del tuo No, amico? no, 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 Intanto noi si è ciò. attrezzato. Abbiamo dovuto mettere in pausa l'intero disco. Noi pensavamo di uscire prima dell'estate e chiaramente poi anche i concerti non sapevamo che cosa sarebbe successo. E la cosa bella di un disco, secondo me, è anche portarlo live, perché è lì la vera musica, no? Però chiaramente la situazione doveva avere la priorità, ovviamente, e quindi abbiamo detto aspettiamo un attimo. E cerchiamo di riuscire a far vivere davvero bene questo disco. Se è un primo disco senza un tour, mi sarebbe davvero dispiaciuto un sacco. Penultima domanda, Antonio. Parliamo proprio un attimo del disco, perché dopo aver Certo. ascoltato 20 143.000 nonnavigli, cuffiette, No in meno tu e Hollywood, ti chiedo un po' in che direzione andrà la tua musica e cosa dobbiamo aspettarci da questo lavoro. Ok, allora in realtà dei brani che hai nominato, l'unico che sarà nel disco è E Hollywood, Hollywood, perché ok. gli altri, nonostante siano brani che comunque sono andati bene, mi piacciono, Che farò canterai live, dal vivo, certo, live, certo. assolutamente sì, però è passato anche tanto tempo, c'è stato in mezzo un percorso di crescita e ho anche aspettato tanto prima di pubblicare il disco. Certo. Quindi secondo me il disco deve avere tutti i brani nuovi, tolti chiaramente i singoli che usciranno come anticipo, come anteprima del disco. Sarà un disco che parla molto di relazioni, parla molto d'amore, super autobiografico, perché secondo me si vince con la verità, no? Nessuno piace sentire raccontare storie inventate, un disco che parla di me moltissimo, di quelli che sono stati i miei ultimi 2 anni. Hollywood forse è uno dei brani più allegri, forse, cioè in tutto è una presa di coscienza. Però abbastanza felice, cioè con tutto sommato una presa di coscienza da cui esco bene. Alcuni brani un po' più tristi, non si parla solo d'amore, si parla anche di adolescenza, rapporto con amici, rapporto con i genitori e via dicendo. E spero che piacerà, spero piacerà. Ecco. Per concludere, a chi si rivolge oggi la tua musica e a chi ti piacerebbe arrivare in futuro? Allora, il mio pubblico in realtà sai che non ho mai pensato a un pubblico, cioè nel senso. Non hai un interlocutore quando scrivi una canzone, a parte te stesso? Ma io di solito quando scrivo una canzone, cioè quelle canzoni sono sempre per una persona, cioè so di chi sto parlando all'interno di una canzone. Ok. Quando dico in Hollywood, prometti che non ti scorderai di me, io lo so a chi lo sto dicendo, capisci? Beh. Però invece lato ascoltatori, io credo che, non so, la musica tu la devi fare come ti viene, cioè non devi pensare devo vendere a loro, devi vendere a loro. Tu fai il tuo percorso, pubblichi e poi automaticamente ci sarà chi è interessato alla tua musica e chi no. E in realtà io sono abbastanza felice perché ho un pubblico anche abbastanza eterogeneo, sia come età, sia come genere, e questo secondo me è bello perché comunque vuol dire che ci sono tante persone, tante tipologie, tra virgolette, di persone, no? Che si possono ritrovare nelle tue canzoni. Chi lavora, chi ha 30 anni, chi ne ha 18, va al Certo. liceo.
E questo secondo me è bello, Ed quindi. è importante anche a lungo termine, non a breve termine, avere Certo, un pubblico certo. E trasversale. beh, certo, sì. Ma poi anche immagino che ai concerti sarà divertente, secondo me, ai concerti, vedere tutto questo pubblico così eterogeneo come si combacia. Cioè, a me farà strano, no? Immaginando un piccolo primo concerto, vedere diciottenni e trentenni insieme, però secondo me sarà bellissimo. Cioè, perché poi alla fine la musica unisce anche le età, le generazioni, quindi secondo me sarà davvero bello. Ringrazio Manfredi per essere stato con noi. Grazie mille Ricordo anche il titolo del tuo nuovo singolo, Hollywood. Che dire, ti auguro buona fortuna per i tuoi prossimi impegni, in primis ovviamente la laurea, Grazie. e buona musica. Alla prossima. Grazie mille, buona serata. Ciao.